Chiudiamo adesso la pagina del lavoro, ritrovo in diretta da Chieti Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio ovviamente. Apriamo la pagina del Covid, ma in realtà Paolo in questi giorni probabilmente la locuzione più utilizzata è variante Delta. Se ne è parlato molto soprattutto in riferimento alla nostra regione, particolarmente colpita. Per fare il punto insieme a te all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti il professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Com'è la situazione? Ovviamente cerchiamo di scoprire se effettivamente la nostra regione è quella più colpita e quali rischi ci sono. Sì, grazie, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori qui da Chieti in diretta, come dicevi tu, dalla clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata. Io ringrazio il professor Vecchiet, grazie professore per aver accolto il nostro invito, perché noi insomma volevamo ascoltare anche dalla sua viva voce di chi lavora sul campo ormai da oltre un anno e mezzo per questa pandemia, qual è la situazione, perché negli ultimi giorni si è creato un po' di allarmismo anche per alcune notizie che sono uscite fuori, che parlano di, insomma, di questa variante Delta che in Abruzzo avrebbe attecchito più che in altre regioni. Però io le chiedo, professore, di spiegarci innanzitutto che cos'è questa variante Delta. Allora, intanto la variante Delta fa parte dell'evoluzione del virus, che per migliorare la sua capacità di adattamento all'ambiente circostante compie delle modifiche, e quindi abbiamo imparato che questa variante ha la caratteristica di diffondersi tra la popolazione con una maggiore capacità rispetto al ceppo precedente. Detto questo, direi che intanto non credo che in Abruzzo ci sia più variante Delta, credo che in Abruzzo venga cercata molto meglio e molto di più che in altre regioni, e questa è una nota di merito assoluto che va dato alle nostre strutture assistenziali. E in questo momento la pandemia è in una fase tra virgolette silente, cioè i numeri effettivamente sono molto bassi, purtroppo però effettivamente abbiamo visto che tra questi numeri quello che emerge è sicuramente il fatto che la Delta stia diventando dominante. Quindi il problema non è tanto nell'immediato, però è chiaro che se nei prossimi mesi dovessimo avere una popolazione che non correttamente vaccinata dovesse confrontarsi di nuovo con il virus, potremmo avere sicuramente situazioni un po' complesse. Credo che il 2020 non, per fortuna non tornerà mai più, però è innegabile che in questo momento bisogna essere molto 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 prudenti e non commettere l'errore di ritenere che la pandemia è ancora risolta, perché così non è. C'è da essere, professore, un po' preoccupati per il mese di settembre, quando si tornerà dalle vacanze, si tornerà a scuola, si tornerà alla vita normale di tutti i giorni. Questo può essere il dubbio, nel senso che, le ripeto, quanto più il virus riprende la circolazione, quanto più ipoteticamente a settembre potrebbe circolare nuovamente in ambito scolastico, in ambito lavorativo. In questo momento circola soprattutto tra i giovani, quindi non abbiamo la sensazione che la clinica sia diversa dal virus che già conoscevamo, però è chiaro che se dovesse colpire le popolazioni di età più avanzata o quelle fragili si innescano delle variabili che in questo momento non sono così facili da prevedere. Variante Delta, ma ci sono altre varianti di questo virus, e se sì, professore, quanto sono pericolose, se così si può dire? Allora, al momento di varianti ne hanno individuate 11. Sembrerebbe che siano tutte non clinicamente differenti l'una dalle altre. C'è un lavoro recentemente uscito che ipotizza che ce ne sia una di queste che invece è un po' più pericolosa, perché cambia talmente le caratteristiche del virus che potrebbe eludere teoricamente la vaccinazione. Ma al di là del numero e al di là delle considerazioni, il concetto è che il virus, purtroppo, continuando a circolare, produce queste varianti. Quindi l'unica strada che noi abbiamo per evitare che lui faccia le varianti e inibirlo, e la vaccinazione è la strada migliore per evitare che, appunto, attraverso la circolazione lui possa produrre ulteriori varianti.
Professore, prima di dare la linea allo studio per qualche domanda del collega Jacopo Forcella, tornando all'attualità, alla situazione di oggi, lei dirige questa clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, che è un baluardo per quanto riguarda la nostra sanità. Qual è ad oggi la situazione e quanti ricoverati ci sono? Intanto la ringrazio per aver definito la mia struttura un baluardo, questo è un titolo di merito che va sicuramente al personale infermieristico, ai medici e a tutti quelli che ruotano attorno all'assistenza nel reparto di malattie infettive. Al momento, le ripeto, noi vediamo che i numeri sono nettamente calati e quindi questo ci pone in una condizione di serenità, quindi quello che dobbiamo evitare magari è di fare quello che è stato fatto l'anno scorso, cioè di ritenere che il virus sia completamente scomparso, e scomparso non è, e quindi per evitare che possa riprendere vigore dobbiamo continuare a mantenere quegli atteggiamenti che ben conosciamo, soprattutto negli ambienti chiusi, quindi il distanziamento, la mascherina e la sanificazione delle mani, ma soprattutto la vaccinazione, anche perché avendo fatto la seconda dose sembrerebbe che queste varianti comunque non hanno l'impatto clinico che invece abbiamo visto nei soggetti non vaccinati. Jacopo, a te la linea. Sì, buon pomeriggio professore, ovviamente la ringraziamo per la disponibilità. Un paio di curiosità, ecco, lei parlava della vaccinazione ciclo completo. Per chi, ed è una larga fascia della popolazione in questo momento, si trova tra la prima e la seconda dose di vaccinazione, quali rischi ci sono? Allora, intanto esistono dei dati che dimostrano che già a pochi giorni dalla prima vaccinazione c'è già una risposta immunitaria, quindi l'importante è aver iniziato il ciclo vaccinale. Finché non lo si è concluso è importante che queste persone abbiano una certa attenzione rispetto ai comportamenti per evitare di entrare a contatto con il virus, perché, le ripeto, pur avendo già una copertura dopo la prima vaccinazione, l'ottimale è lo si raggiunge dal punto di vista immunologico con la seconda. Altra considerazione, si è detto la variante Delta è più contagiosa ma tendenzialmente meno pericolosa, è una leggenda metropolitana, è così, non è così? Allora, la sensazione è che effettivamente è così, consideri che di dati sull'impatto clinico non ne abbiamo ancora molti. È anche vero però che in questo momento la variante Delta sta circolando nei soggetti molto giovani e quindi storicamente noi sappiamo che nei soggetti giovani l'impatto del virus è molto ridotto. Ecco perché diciamo dobbiamo muoverci con molta prudenza, perché il timore è che se questo virus riprende a circolare potrebbe, come dicevamo, magari a settembre, circolando in una vasta, in un'ampia fetta di popolazione, magari anziana, fragile e non vaccinata, dare i quadri clinici che purtroppo abbiamo visto nella prima fase. L'ultima per quanto mi riguarda, professore, prima lei ha parlato di 11 varianti dalla scoperta del Covid ad oggi. Ecco, dobbiamo rassegnarci al fatto che probabilmente anche in futuro ne troveremo altre, dopo quella inglese, quella indiana, adesso la variante Delta? Guardi, le colonie virali si comportano esattamente come qualsiasi gruppo animale che abbiamo imparato a conoscere con le leggi di Darwin. Questa è l'evoluzione del virus. Il virus ha uno spirito di sopravvivenza come qualsiasi essere vivente e quindi nel passare del tempo le nuove generazioni acquisiscono quelle informazioni che consentono di vivere meglio. Quindi il virus sa benissimo che quando trova l'anticorpo e non riesce a entrare nella cellula dell'uomo, perché lui vive solo all'interno della cellula dell'uomo, ha due strade: o morire o infettare qualcun altro. Quindi le varianti sono una pandemia nella pandemia. Ecco perché dobbiamo vaccinarci. Paolo. Sì, per chiudere un paio di domande brevissime da parte mia, professore, e poi la lasciamo, ovviamente la ringrazio già anticipatamente per il tempo che ci ha dedicato. Si va in vacanza, che raccomandazioni si sente di dare a chi, soprattutto i ragazzi che andranno in vacanza? E poi l'altra domanda, le mascherine, queste mascherine dovremo continuare a portarle nei luoghi al chiuso, considerando che all'esterno ora non c'è più l'obbligo?
Allora, si sa che in ambiente esterno la possibilità di diffondere il virus, che il virus ha di diffondere, è molto molto bassa, quindi correttissimo l'idea di non usarla all'aperto. Qualche dubbio rimane al chiuso, anzi sarebbe opportuno che negli ambienti chiusi vadano mantenute. È chiaro che anche rispetto alle precauzioni direi che comunque il distanziamento, la sanificazione delle mani soprattutto è fondamentale e ovviamente l'ideale sarebbe la vaccinazione, quindi muoversi avendo fatto il vaccino sarebbe la cosa ideale. Per chi va in vacanza cosa si sente di dire, cosa si sente di raccomandare? Ma di valutare le situazioni a rischio, nel senso che noi abbiamo visto cosa è accaduto nelle discoteche in Sardegna l'anno scorso e in genere, quindi anche i locali dovrebbero avere una frequentazione che sia proporzionata alle dimensioni, cioè se in un locale veniamo trattati come i polli in un allevamento intensivo, forse è meglio evitarlo in qualche modo. Perfetto, grazie. Grazie ancora al professor Jacopo Vecchietti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Chieti, da dove vi abbiamo parlato. Grazie ovviamente a Maurizio Daguì per l'assistenza tecnica. Linea che può tornare allo studio. A te, Jacopo.